La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte. Quella della Befana è una tradizione che noi in Italia sentiamo molto. Di fatto è la concorrente di Babbo Natale, che viaggia comodamente sulla sua scopa. Ma non solo, è anche rappresentazione dell'anno che sta per finire, dell'inverno che finalmente ci lasciamo alle spalle. Befana viene da Befania, che è una corruzione di Epifania, cioè manifestazione di una divinità. Quindi una divinità che da invisibile diventa visibile, quindi manifesta. La sua festa chiude il ciclo dei 12 giorni dopo Natale. La dodicesima notte, secondo la tradizione contadina, era infatti quella dei miracoli, delle metamorfosi, dei cambiamenti. La Befana porta via con sé l'anno vecchio, infatti è un'anziana piuttosto mal ridotta e vestita di stracci. Lo straccio quindi rappresenta ciò che è stato vissuto e consumato, che finalmente deve essere buttato via e lasciato alle spalle. La Befana viene cacciata con il fuoco. È tipico proprio del rito benaugurale di copar la vecia, come si dice nelle mie zone, cioè di cacciare la Befana. La Befana ha un sacco di nomi diversi. La chiamiamo vecia in Veneto, la marangule in Friuli Venezia Giulia, l'anguana a Cortina, la berola a Treviso. E da voi? Naturalmente, carbone e regali sono dei simboli, non vi pare? Nell'antichità il carbone era propizio, quindi era positivo, visto come benaugurale. Invece aveva però anche un secondo aspetto, quello dell'essere inquietante, perché braci e ceneri natalizie erano identificate con le anime degli antenati. Banalizzando il tutto, potremmo dire semplicemente che i doni golosi rappresentano l'abbondanza, mentre il carbone è destinato a chi non si è impegnato abbastanza, soprattutto al giorno d'oggi. La Befana ha subito anche una sorta di tentativo di cristianizzazione, soprattutto essendo avvicinata a Santa Lucia, la portatrice di doni per eccellenza. Secondo la tradizione cristiana, i re magi si erano fermati alla porta di una vecchietta e le avevano chiesto ospitalità. Questa vecchietta però si era rifiutata, ma dopo un po' si era anche pentita. Quindi aveva deciso di preparare ai re magi un bel cesto di doni. Da allora sembra che questa Befana, questa vecchina, giri il mondo e regali i doni ai bambini.